Tifoso del Napoli. Giusto, tifoso del Napoli. Tu dove sei? Io di Napoli. Di Napoli. Dimmi. No, fammi una domanda, no? Questa vittoria. Ah, ok, perfetto. Forza Napoli. Forza Napoli, grazie ragazzi. Forza, vabbè, chi ti ha sorpreso Forza di più? Mila. Forza Milan, dice la signora, chi ti ha sorpreso di più in questa partita? In generale, chi ti ha sorpreso? Ti posso dire una cosa? Vai. Ma te la dico sincero. Mi hai sorpreso te su sta partita. Che tu sei uno da Napoli, no? A fammi sta cazzo di domanda. Vabbè, perfetto, grazie. Buon panino, buon panino. No, in realtà è in diretta, comunque buon panino. Buon panino, tu invece? Cosa del Milan, ovviamente. Sì. Perfetto, ovviamente una gara secondo me doveva finire. Ah, tu c'è cioè, mezz'è, c'ha 15 anni, lui rompi il cazzo a lui. No, lo sto rompendo, perfetto. Come le chiami, frate? Dai, rivoglio, dai, vieni qua. No, grazie. Allontaniamoci, per favore, Manu. Invece appunto quando i Wüstel fanno male al cervello, dicevo, il Milan che ha pareggiato, poteva pareggiare secondo me, era una partita da pareggio, ovviamente il Napoli ha avuto quel guizzo in più, però secondo te qual è il risultato migliore, secondo te comunque il risultato più giusto? Cioè tu scusa per favore stiamo lavorando, quindi Manuele per favore vieni qua, allontaniamoci. Perfetto, continuiamo ad andare in onda. Alla pubblicità. Sì, comunque possiamo anche direi anche ridare la linea allo studio onde evitare appunto a 1500 scusi per favore. Scusi di che sacco. Per favore. Perrone di merda. Va bene, perfetto. Direi di andare anche un po' più in là, magari. Così evitiamo, anzi dove sta proprio la polizia, così evitiamo qualsiasi problema. Eh no, infatti c'ha ragione.